stata seguita? Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie. Agenti. Lui ha una pistola, signor Bartolomeo. No. Ma l'ho vista. Allora non è Carson Dyle. Carson? C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle. Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo. C'è da far diventare tutti vegetariani, no? È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle? Non mi sembrava necessario, Dyle è morto. Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta? Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare loro, lo rubarono. Ma come? Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse. Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia. Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava? Niente, credo. E poi che successe? Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti? La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe? Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando... La soupe c'est pour qui? Pour moi. Voilà. Dove ero rimasto? Ah, quando Carson Dyle era morto. Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo. Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate? Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove. Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO? CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo. Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte. Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei. Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese. Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra. Ma perché io? Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie. Agenti. Oh, pardon. Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte? Fräulein! Fräulein! Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
Dyle, signorina. Di Ypsilon L.E. Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla. Grazie. Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4. Sì? Buongiorno, signor Dyle. Regina? È l'unico nome che ho, invece tu? È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere? Perché mi hai mentito? Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare. Vorrei proprio sapere chi sei in realtà. Ma ora conosci il mio nome, Dyle. Carson Dyle è morto. Sì, è vero. Era mio fratello. Tuo fratello? L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero. Sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo. E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?